Signor Ignazio, i sacerdoti del clero di Oristano si ritroveranno ad Alghero per alcune giornate di fraternità. Ci vuol dire un attimino che cosa si vivrà? Dunque, è la prima volta che facciamo questo esperimento. Si sente la necessità di avere un po' di tempo da dedicare a noi stessi come preti, perché le occasioni durante l'anno non sono tante. Abbiamo sì i ritiri, anche il corso di aggiornamento, però è sempre un vieni e fuggi e qualche volta non c'è neppure il tempo di salutarsi. Quindi avere la possibilità di stare 3 giorni insieme con una formula flessibile, un po' libera, non rigida. Difatti non sono esercizi spirituali nella formula classica. Ecco, giustamente sono chiamate giornate di fraternità. L'importante è stare bene insieme e imparare a stare bene insieme, perché i problemi sono comuni. E allora, mettendo in comune anche le nostre difficoltà, le nostre esperienze, si può imparare a camminare insieme. E direi che sia questo poi il fine ultimo per cui ci vediamo qui: imparare a camminare insieme, a costruire una nostra comunità che sappia testimoniare la propria identità e anche la gioia di stare insieme. Questo è un po' il fine ultimo. Sono previste anche delle uscite dal punto di vista della celebrazione, ma anche culturali, immagino. Esatto, sì, difatti qui abbiamo, innanzitutto Alghero stesso è una città molto bella, c'ha un Duomo e soprattutto un museo diocesano. A noi interessa, perché stiamo allestendo il nostro museo diocesano, e vedere un po' come hanno realizzato questa iniziativa sicuramente è utile anche per noi. E poi ci sono 2 mete importantissime: c'è la Basilica di Saccarcio, un luogo splendido, poter celebrare i vespri, poter celebrare una bella Eucaristia insieme in questi luoghi sicuramente è molto più suggestivo, è molto più coinvolgente che altri posti. Così come un giorno andremo a San Pietro di Sorres, che è un luogo di spiritualità, e avremo l'occasione di concelebrare con i monaci, e anche questa è un'esperienza molto bella da vivere, e da vivere anche direi con partecipazione. Questi sono sostanzialmente un po' le mete. Non possiamo fare tanto altro perché il tempo, vabbè, è limitato. Andiamo da stasera a lunedì con l'arrivo e poi ripartiamo in tarda mattinata di giovedì, metà giornata, quindi cerchiamo di sfruttare al meglio il domani, martedì e il mercoledì.